Salve a tutti, oggi ci troviamo ad Asti per la conclusione di questo bellissimo cantiere e vi documenterò passo passo in ogni piccola componente l'impianto di raffrescamento a pavimento. Infatti in questa abitazione qua, come vi ho già spiegato in un vecchio video, abbiamo che tutta questa zona giorno molto ampia viene raffrescata, viene climatizzata grazie all'impianto a pavimento con i relativi accessori. Ne parliamo ovviamente all'interno di questo video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Prima di descrivervi esattamente le componenti di questo impianto di climatizzazione a pavimento, è bene fare un brevissimo recap. Infatti, il raffrescamento a pavimento di questa zona qua, della zona giorno, è stato realizzato solo in zona giorno. Vi ho spiegato nel vecchio video che nel piano mansardato non abbiamo preso questa strada del raffrescamento a pavimento principalmente per due motivi. Il primo motivo era l'impossibilità di poter gestire e regolare l'umidità stanza per stanza con un sistema canalizzato, perché siamo in un ambiente con il tetto a vista, quindi non potevamo fare canalizzazioni particolari e la suddivisione delle camere non permetteva l'installazione di un deumidificatore centralizzato che invece abbiamo installato qua e tra poco ve lo mostro. Secondo motivo è legato al fatto che siamo in mansarda, quindi la potenza termica per il raffrescamento è sicuramente più importante, complice proprio il fatto che il sole picchia sul tetto, quindi scalda facilmente. Terzo motivo è che con i climatizzatori ad espansione diretta potevamo gestire in maniera molto più rapida e puntuale il comfort. In questo piano qua invece l'ambiente è unico ed è molto molto grande ed è quindi fondamentale avere un comfort uniforme. Un sistema ad aria, ad espansione diretta, che siano climatizzatori o eventualmente anche solo dei fan coil abbinati alla pompa di calore, non risultava confortevole. Perché? Perché l'ambiente è molto grande, quindi avrei dovuto montare un climatizzatore molto potente con un suo impatto estetico che poteva generare delle zone di discomfort. Infatti, se possiamo ipotizzare un climatizzatore sulla parete laggiù in fondo, rischiavo di avere una zona di fronte al tavolo molto molto fredda, con il getto d'aria molto molto freddo, e altri ambienti forse più caldi. Per questo qua abbiamo scelto un impianto di raffrescamento a pavimento, mentre sopra un sistema a split. Questo sempre con l'idea di personalizzare la soluzione, di mettere il cliente al centro e di sfruttare le caratteristiche dell'abitazione. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere subito le componenti di questo impianto di raffrescamento a pavimento. Eccoci subito di fronte al collettore. Potete notare una caratteristica fondamentale dei collettori per il raffrescamento a pavimento, ossia il fatto che tutte le tubazioni devono essere isolate. Ogni componente deve essere il più possibile isolata. Perché? Perché ho il tubo freddo, infatti qua adesso la mandata, se vedete, intorno ai 20 gradi, mentre il ritorno è un po' superiore, siamo intorno ai 22-23. L'isolante è fondamentale. Perché? Perché tubazioni d'acqua fredda possono generare situazioni di condensa. Prendo l'acqua dal frigorifero, la metto sul tavolo, si riempie di goccioline di condensa. Perché? Perché la temperatura superficiale è inferiore alla temperatura di rugiada. Per questo motivo qua dobbiamo andare a isolare per evitare la formazione di condensa che possa far gocciolare l'intero sistema. Altro aspetto fondamentale sono le testine, perché questo impianto a pavimento qua è un impianto a pavimento fresato della Eurotherm. Perché abbiamo realizzato un impianto fresato? L'ho già spiegato all'interno di un vecchio video, ma i sistemi come l'impianto fresato, quindi sistemi a bassa inerzia, permettono di avere una regolazione molto più rapida. Perché? Perché ho un ritardo davvero piccolo tra l'input da parte del generatore al raggiungimento della temperatura delle superfici. Infatti qua il pavimento, pur essendo acceso solo da circa mezz'oretta per fare le ultime prove di collaudo, è già fresco, mentre gli impianti tradizionali, quindi con un massetto di sabbia cemento molto importante sopra la tubazione dell'impianto a pavimento, hanno un ritardo tra l'input del sistema di termoregolazione alla sua effettiva realizzazione molto importante. Infatti i sistemi con impianto tradizionale possono avere dei ritardi, dei delay di 4, 5, 6 ore. Quindi una volta che io dico all'impianto a pavimento sono al caldo, devi raffreddare, forse il raffrescamento arriva dopo 6 ore di ritardo, idem il sistema di riscaldamento. Ora, questi impianti qua sono impianti che devono essere lasciati sempre in funzione, quindi non ci dovrebbe essere questo ritardo, perché ok, il ritardo ce l'ho la prima volta, ma poi per il resto della stagione l'impianto dovrebbe mantenere. Ma le piccole variazioni di acceso, spento, le piccole variazioni di temperatura anche legate al apro una finestra, entra l'aria calda, entra l'aria fredda, con un sistema di questo tipo possono essere gestiti in maniera molto più facile. Anche perché
il sistema di termoregolazione, che vi ho documentato in un vecchio video, è molto molto performante e va a ottimizzare al massimo il comfort, proprio perché questi sistemi di termoregolazione qua dell'Eurotherm, così come anche altre di altre marche, sicuramente vanno a modulare l'apertura, la frequenza di apertura, per mantenere la temperatura dell'impianto. Non lavorano in maniera on off, acceso, spento. Quindi sono arrivato in temperatura, mi spengo, ho bisogno di riscaldare, mi riaccendo, cioè mi riapro. No, ma vanno a modulare gli input, gli impulsi di apertura per mantenere l'impianto sempre attivo, sempre in temperatura. Infatti, per poter fare il raffrescamento a pavimento, oltre ad avere l'impianto a pavimento con l'isolamento, bisogna avere un ottimo sistema di termoregolazione. Infatti andiamo a vedere questa seconda componente. Eccoci di fronte a quello che è un sensore di temperatura e umidità della Eurotherm. In questo ambiente qua ne abbiamo uno qua per la zona cucina, poi ne abbiamo altri due. Uno laggiù in fondo sotto la concessionaria, perché come potete vedere anche solo dall'assenza delle placche siamo ancora in un cantiere, cioè c'è stato già qualche il trasloco della committenza, ma il cantiere non è ancora finito, quindi qua ho un altro sensore e poi abbiamo un ultimo sensore all'interno del deumidificatore da incasso, che però ve lo faccio vedere dopo. Torniamo velocemente al sensore di temperatura e umidità per spiegarvi quanto è importante avere questi sistemi che possono andare a misurare sia la temperatura e l'umidità, perché come già anticipato, se la temperatura superficiale si abbassa troppo e l'umidità relativa è troppo elevata, c'è il rischio di formazione della condensa. Questo sensore qua va a comandare il deumidificatore d'incasso. E come lo fa questo? Lo fa grazie a questo sistema di termoregolazione. Eccoci qua di fronte al pannello dello Smart Comfort 365. Un brevissimo recap. Qua abbiamo tutte le stanze e ogni stanza ha il suo sistema di termoregolazione, e per esempio se noi andiamo a vedere per esempio la cucina, abbiamo il sensore che ci va a identificare la temperatura e l'umidità relativa. 21 gradi è la temperatura che abbiamo impostato noi in modalità manuale per forzare il sistema per fare questo test. Ovviamente si consiglia sempre di usare un sistema automatico, quindi andare a impostare la temperatura secondo gli orari prestabiliti dal cliente. Infatti se io vado sotto posso andare a vedere come posso impostare in funzione della settimana, in funzione dell'orario, le varie zone di riferimento. Infatti abbiamo temperatura di comfort, temperatura eco e temperatura della notte. In questo caso qua ovviamente di default sono 24 gradi. La committenza andrà a tarare queste temperature qua stanza per stanza, ambiente per ambiente, secondo le proprie esigenze. Ovviamente c'è la modalità automatica che vi ho appena descritto, c'è la modalità manuale dove vado a regolare la temperatura in maniera touch, molto semplicemente, e posso decidere se tenerla fissa oppure temporanea. Quindi voglio temporaneamente andare a abbassare la temperatura di questo ambiente, quindi io selezionando temporaneo posso stabilire fino a che ora, fino alle 20, mantenere questa temperatura qua, vedi, 22 gradi temporanea fino alle 22. Questo è un altro esempio di come è flessibile questo sistema. Poi abbiamo delle modalità speciali, party time, early bird o good night. Sono modalità personalizzate che si vanno a impostare direttamente dalle impostazioni generali. Tornando giù, ovviamente qua c'è il riscaldamento, raffrescamento, e qua sono tutte le stanze. La cosa bella di questi sistemi qua è che permette di gestire stanza per stanza la temperatura, stanza per stanza anche gli orari delle temperature. I sistemi invece tradizionali, quindi con il classico massetto, permettono una gestione stanza per stanza della temperatura, sì, ma non una gestione oraria, perché come già anticipato c'è un ritardo tra l'input del termostato, del sistema di termoregolazione, alla sua effettiva realizzazione, quindi a quando l'impianto a pavimento raggiunge la temperatura, di diverse ore. Quindi se è un impianto tradizionale puoi fare il raffrescamento sì, puoi fare la gestione stanza per stanza sì, ma è una gestione che dovrà essere limitata alla sola gestione della temperatura, quindi avere un ambiente più caldo e un ambiente più freddo. Con un sistema tradizionale non puoi fare come vi ho mostrato qua, non puoi andare ad aumentare la temperatura di 2-3 gradi solo per 2-3 ore, perché con un sistema con un'alta inerzia non riesce a gestirlo. Un sistema fresato come questo qua, con la bassa inerzia qua, permette di gestire anche questi sbalzi di temperatura. Adesso passiamo all'ultima componente, la più importante di un sistema di raffrescamento a pavimento, ossia la deumidificazione. Eccoci di fronte al deumidificatore che vado ad aprire, ed è composto in maniera molto semplice da un ventilatore che va ad aspirare l'aria, che passa attraverso questo doppio radiatore lamellare. Infatti sul retro e sul davanti ho
sia l'evaporatore che il condensatore. Infatti questo sistema qua c'ha un suo piccolo compressore, molto piccolo, che serve proprio per abbassare la temperatura, quindi dietro ho l'evaporatore e di fronte ho il condensatore. Questo permette la deumidificazione adiabatica. L'aria entra a 25 gradi, 60% di umidità, viene raffreddata e condensa, quindi arriva a 20 gradi con il 50% di umidità perché va a condensare, poi viene surriscaldata successivamente, quindi esce fuori a 25 gradi, ma alzando la temperatura l'umidità relativa diminuisce e quindi l'aria che è entrata a 25 con il 60% di umidità potrebbe uscire a 25 con il 40% di umidità. Ovviamente questi sono valori indicativi, dati proprio a spanne, ma se vai a cercare su Google deumidificazione isoterma il meccanismo è presto spiegato. Ovviamente al suo interno ha i vari collegamenti elettrici sia per l'alimentazione sia per la configurazione, perché l'input per far partire il deumidificatore, come già anticipato, ce l'abbiamo dal deumidificatore che vedete alle mie spalle e dall'altro deumidificatore che vi ho appena mostrato. Quindi ho tre punti distribuiti in questo grandissimo ambiente che vanno a leggere temperatura e umidità, e se l'umidità sale sopra un determinato limite fa partire il compressore. E se l'umidità relativa di uno di questi tre sensori supera una soglia critica fa partire il deumidificatore. Ragionate che con umidità assoluta costante, all'abbassarsi della temperatura aumenta l'umidità relativa, cioè l'umidità viene un pochettino più concentrata, un concetto un po' più complesso, però giusto per spiegarvi. Quindi qua ho i contatti che vanno a dare l'alimentazione e l'input, la ventola, tubo di mandata e di ritorno per dare un'integrazione. Infatti il deumidificatore ha un'integrazione idronica da una tubazione che si sgancia direttamente dal collettore nello studio. Infine abbiamo ovviamente lo scarico condensa con un piccolo collo d'oca per evitare il ritorno di cattivi odori. Adesso il deumidificatore è spento. Perché? Perché non ci sono le condizioni per farlo funzionare. Andiamo a forzare il sistema per cercare di farlo partire. Come possiamo forzare l'avvio del deumidificatore? Semplice, aumentiamo l'umidità. Come? Beh, facile. Spero basti. Infatti adesso mi segna umidità relativa 98%, semplicemente perché ci ho alitato sopra. Ho abbassato la temperatura a 22, adesso dovrebbe partire l'input per far partire il deumidificatore che vedete qua dietro, che va a deumidificare l'intero ambiente, che come potete vedere è davvero davvero importante. Ed eccolo che è partito il deumidificatore. Ci troviamo esattamente di fronte, questa è la rumorosità. Non si sente praticamente niente, molto meno rispetto a un frigorifero. Ovvio, in pieno silenzio si sente, però adesso andiamo anche a chiuderlo. Eccolo bello chiuso, di fianco al mio zaino, e questo è un deumidificatore da incasso. Il sistema di deumidificazione può essere sostituito da un sistema di deumidificazione canalizzato, ma qua abbiamo fatto questa scelta. In un'altra casa, a 100 km da qua, quindi non molto vicino, abbiamo fatto un sistema di deumidificazione canalizzato in abbinamento alla ventilazione meccanica, quindi le alternative ci sono, però è fondamentale il sistema di deumidificazione se vuoi fare raffrescamento a pavimento. Che dire, mi sembra doveroso concludere questo video evidenziando quelli che possono essere i pro e i contro di un sistema di raffrescamento a pavimento. La prima caratteristica è sicuramente il fatto di essere un impianto uniforme, uniforme in tutto l'ambiente, che però potrebbe essere un bene o un male. In questo caso qua era assolutamente un bene. In altri casi potrebbe essere un male. Perché? Perché la gestione del comfort stanza per stanza nelle camere da letto può essere molto diversa da persona a persona. Qua bene o male in zona giorno, un ambiente così grande ha senso avere un sistema uniforme e non avere sbalzi di temperatura importante, perché ripeto, per climatizzare un ambiente così o si andavano a mettere un climatizzatore qua e un climatizzatore là, con l'impatto estetico e con il disagio, perché ovviamente quando uno stava a mangiare congelava, perché per rinfrescare tutto questo ambiente qua ovviamente il climatizzatore doveva soffiare in maniera importante, oppure no. Infatti altro vantaggio di un sistema di raffrescamento a pavimento è sicuramente l'impatto estetico, che tolto il deumidificatore d'incasso, che si può sostituire con un sistema canalizzato, ha un impatto estetico sicuramente inferiore rispetto a, per esempio, l'installazione dei classici split. Sopra, come detto, nelle camere abbiamo previsto gli split perché personalizzazione, l'estetica lì è ovviamente viene messa in secondo piano e
non c'erano le caratteristiche per poter fare diversamente. Ultimissimo vantaggio è sicuramente quello di poter sfruttare l'unico generatore, l'unico impianto, quindi pavimento e pompa di calore, sia d'estate che d'inverno. Non devo avere la doppia spesa per un generatore secondario come potrebbe essere banalmente un climatizzatore. Con i relativi pro e contro, di nuovo, se hai climatizzatori e impianto pavimento, se si rompe uno hai l'altro, cioè hai climatizzatori per la mezza stagione, in alternativa, eccetera. Lì è ovviamente molto soggettivo. In questa riqualificazione qua, ovviamente, se vogliamo fare le cose come si deve, questo è l'impianto che abbiamo scelto. Spero con questo video di aver risposto ad alcune delle tue domande per ciò che riguarda l'impianto di raffrescamento a pavimento. Fammi sapere nei commenti se hai qualche dubbio, domanda o perplessità. Recupera nella playlist che ti lascio a fine video e sotto in descrizione tutti i video dedicati a questo cantiere, così puoi vedere dall'inizio alla fine come si è evoluta questa abitazione. Seguici su Facebook, Instagram e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!